occasione del Salone Internazionale del Mobile a Milano ritorna come ogni anno il Fuorisalone, contenitore di migliaia di eventi che prende vita per l'occasione. Noi di Italian Party seguiremo Garage Shaker Artist in zona Lambrate Ventura, organizzato da Passepartout Eventi e Comunicazione, che vuole rappresentare un mix di design, art, street food and much more. Conosceremo i protagonisti e chi popola questo meraviglioso evento. Seguitemi! Ed io raggiungerei subito Ali, che ci farà conoscere all'interno di Garage Shaker Artist i primi designer, vero Ali? Sì, ciao Paki, ti presento subito un nuovo designer che è Calastri Renzo. Ed eccoci qui con il signor Calastri Renzo della Watch Design. Ci parli un po' dei suoi prodotti? Sì, io sono Calastri Renzo, rappresento l'Intarbor, che nel core business fa tranciati e imperlacciature di tutto il mondo, e in conseguenza mettiamo a disposizione queste tavole uniche che ci capitano nel corso del nostro operato. E la Watch Design invece è praticamente la messa a disposizione di questi oggetti a cavallo con l'arte e gli oggetti stessi. Ci vuol parlare del prodotto, del tavolo? I prodotti, come dicevo, sono proprio pezzi unici, molto spesso ricavati da tavole uniche, come in questo caso, una tavola di radica di rovere centenaria, e ho scelto di utilizzare le resine che rendono più accattivante sia alla vista che al tatto questi prodotti. Si denota quindi una grande unicità dei prodotti? Certo, è il nostro punto di forza, in quanto proprio voglio che ogni tavola sia diversa dall'altra. Ho notato anche delle sculture, di che cosa si tratta? Questo è stato effettivamente il mio punto di partenza, in quanto ancora a causa dei pezzi di legno che mi capitano, come questa corteccia di sequoia, vedo degli oggetti o vedo delle cose che altri non notano, e il mio divertimento è vedere poi che la gente si avvicina e scruta nei pezzi di legno cose che io non avevo visto. Garage Shaker Artist questa sera ospita una delle eccellenze italiane made in Italy, ovvero Sheraton, l'azienda che produce plexiglass e oltretutto un altro materiale molto importante che si chiama Sana, ed è un materiale, l'unico forse che noi lavoriamo, che va in lavastoviglie e non si opacizza il prodotto. Siamo qui da tanto tempo in Italia, che produciamo delle cose molto belle sia nel settore promozionale che nel casalingo. Siamo, diciamo, un po' all'avanguardia rispetto a altre persone, perché abbiamo un ottimo design, abbiamo una grande qualità e un grande prezzo, devo dire. Abbiamo praticamente tutto quello che i nostri clienti desiderano e ci vogliamo far rispettare per quello che siamo. Siamo in compagnia di Luca Noberini, dell'azienda Antonio Noberini, che quest'anno compie 41 anni. Ci presenti un po' le sue opere? Noi siamo un'azienda che lavora il plexiglass di produzione italiana da un'azienda Trespex di Ancarana. Lo lavoriamo in tutte le forme che uno desidera e abbiamo realizzato qua un salottino tutto tipo una panchina del comune di Milano, delle spumantiere, dei portabottiglie, tutto sul nostro disegno, e realizziamo poi comunque su disegni di architetti, professionisti, senza nessun problema. Ed ecco qui il fiore all'occhiello dell'azienda, ci presenti quest'opera? Questa è una spumantiera che permette di portare i 24 bicchieri, all'interno viene messo del ghiaccio e si possono portare le bottiglie per eventi, manifestazioni, catering, matrimoni.
prima di salutarla vorrei capire meglio un po' com'è quest'opera. Questo è un oggetto che ho disegnato io personalmente, è un portabottiglie da regalo per due bottiglie. La particolarità è che sembra che le bottiglie galleggino e una volta che l'amico o il cliente riceve in regalo le due bottiglie si può trasformare tranquillamente in un espositore da tavolo dove si può tranquillamente alloggiare le quattro bottiglie. Ringraziamo il signor Luca per averci fatto conoscere queste nuove opere d'arte. Ed ecco a voi l'uomo che ha impreziosito l'evento al Garage con le sue creazioni di luci, Pachi Design e NT New Technology. Ma siamo di fronte a una sua opera a dir poco splendida. Ci può presentare un po' le sue creazioni, da come nascono? Nascono sicuramente, parlo quasi più di 20 anni fa, queste opere qui. Questi sono gli ultimi prodotti che ho creato già un anno e mezzo che hanno e sono realizzati in rete d'alluminio cotta è rivestita, questa per esempio è rivestita in foglia d'argento, dopo c'è in foglia oro, di rame, forme diverse in base un po' alle richieste del cliente, come mi vengono anche a me da produrre. A cosa si ispira per creare queste opere? Sono proprio ispirazioni vere e proprie, sì, sono materiali abbastanza malleabili e durante la lavorazione vengono fuori da sole queste opere qua. Ogni opera è nasce da sola, si può dire. Io plasmo e basta, poi lei nasce. Abbiamo saputo che ci sono anche opere di collezione, per esempio questa. Ci può spiegare da cosa nasce, a che cosa si è ispirato? Questa qui è una lampada che capita casualmente ogni tanto di trovare dei pezzi di recupero così. E questo qui non sapevo neanche io che oggetto era, ma hanno detto che era un pezzo di aereo, fa parte di un motore aereo. Mi sono documentato e mi hanno detto che è un controrotore post bruciatore dell'F-16, l'aereo di caccia americano. E io gli ho creato solo la struttura di questa lampada qua e sono solo 20 pezzi che posso produrre perché ho trovato solo 20 dischi e sono pezzi da amatori. Il Fuori Salone offre anche ospiti e designer internazionali. Abbiamo Monsieur Arnaud e Madame Marta che ci parleranno della loro azienda, ovvero di Dondolo. Monsieur Arnaud, Dondolo. Dondolo, c'est la nouvelle marque d'un jouet design. Voilà. Perfetto, allora spieghiamo un attimo, entriamo nel vivo e raccontiamo questa vostra azienda. Ok, questo è Poisson, che è il primo prodotto di Dondolo. Si voleva fare un oggetto di design e anche un gioco nuovo che riprendeva il tradizionale cavallo a dondolo, però a differenza del cavallo a dondolo ci sono le gambe che rovinano un po' la forma generale, la linea, si è voluto scegliere un animale che potesse dondolare sulla sua propria forma e quindi un pesce rosso, poi come nella tradizione insomma dell'immaginario comune. E proprio c'è questa forma della rotondità, questa linea comunque limpida che ha dato vita insomma a questo oggetto. Perfetto, tanti visitatori e sicuramente interesse perché colpisce l'attenzione di grandi ed anche dei piccini. Al Garage Shaker Artist anche l'innovazione è presente con due personaggi che hanno ideato qualcosa di veramente eccezionale e ci spiegheranno adesso. Sono soci, abbiamo Marco, Damiano. Parlateci di questa invenzione. Allora, la nostra impresa si occupa di creare prototipi nel settore dell'elettronica, della robotica, della meccatronica e quindi in generale facciamo innovazione. Abbiamo realizzato questo robot che è un prototipo che segue le persone per portare oggetti. Noi l'abbiamo testato in un supermercato, quindi per aiutare le persone a portare la spesa, ma il suo contesto di utilizzo ideale sarebbe quello industriale dove un operaio in un grande magazzino possa camminare, ridurre lo sforzo fisico ma aumentare anche la produttività per camminare avendo le mani libere e quindi facendo molte altre azioni contemporaneamente. Come nasce un'idea del genere? Beh, questa idea è nata all'epoca, eravamo ancora compagni di scuola, diciamo, appassionati di robotica, abbiamo partecipato a parecchie gare di robotica, quindi ci siamo trovati in poche persone a dover trasportare carichi pesanti. In questo caso appunto ci servivano più mani,
e quindi abbiamo pensato ad una base che appunto potesse venirci appresso, liberandoci, dandoci la possibilità di portare altri carichi o comunque sgravandoci un po' del peso. Ricordiamo anche se c'è un sito, qualcosa per approfondire. Sì, se volete contattarci www.showrobox.com. Perfetto, proseguiamo e grazie per la vostra genialità. Ed ora parliamo di un progetto che nasce da questa collaborazione tra Italia e Francia. Eco Design ha creato qualcosa di importante. Intanto volevo presentare Madame Catherine, Dario. E Dario, ci parli di questa, di queste creazioni? Ma il tutto nasce dal recupero di materiali che si trovano nelle case, nei magazzini, dai rigattieri, e noi li prendiamo, li rielaboriamo, li restauriamo e disegniamo un progetto, tipo questo è un cassetto di un mobile a tipografo e abbiamo creato un tavolino. Possiamo nascere pezzi unici o edizioni limitate da vecchi mobili, insomma il... originali, quindi cercate di creare l'originalità che poi vi pone anche verso un pubblico in una condizione diversa. Esattamente, sì. Ali, c'è uno strano profumino, devo dire, un aroma particolare. Si sente che è particolare, non capisco. Ascolta, come procede questo, secondo te, questo fuorisalone? Ci sono cose interessanti? Direi molto bene, ci sono molti designer, molte persone interessate, quindi direi benissimo. E adesso io voglio conoscere la Moca Roma. Vieni, vieni Ali, perché raggiungiamo chi ha creato. Sono curioso di sapere... come nasce, non solo per il caffè, l'aroma del caffè, ma che tipo di aroma è all'interno di queste macchine? Un prodotto che io ho creato circa 9 anni fa e si differenzia da tutti i vari bruciatori che ci sono in commercio per il fatto che si inserisce dentro la classica candelina normale che si può trovare, però l'olio non viene più bruciato come con i bruciatori che c'è problema che schizza, perché io ho inserito dentro una resistenza con un cono diffusore. Si ha il vantaggio di poterla fare funzionare sia con l'acqua o senza acqua, secondo la preferenza della persona. Ed è semplice dell'uso. Candelina dentro, si chiude, poi nella parte superiore si prende un qualsiasi tipo di olio essenziale e si inserisce. E il gioco è fatto! 2-3 secondi e trasforma la casa in base al profumo che si mette dentro. Ed ora c'è una magia da farvi conoscere, perché questa meravigliosa autocarrozzeria Lambrate e si è trasformata per una settimana e abbiamo Luca. Luca, allora, trasformazione in atto, come mai? È stata una grande idea dare la disponibilità di questo spazio, che secondo me è uno spazio ideale, indicato per questo tipo di manifestazione, e vedere insomma questa bellissima manifestazione fuori salone. È un grandissimo evento. E al fuori salone troviamo Sprea Editori e abbiamo qui Mauro Fabbri, che è il direttore della divisione della fotografia. Come mai siete qui presenti al fuori salone? Diciamo che Sprea Editori realizza tantissime testate, la divisione fotografia in particolare ovviamente si occupa di immagine. Abbiamo realizzato 2 nuove riviste dedicate alla digital art, alla post-produzione, all'image in generale, quindi tutto quanto è design, arte, immagine ci interessa da vicino e quindi siamo ben felici di essere presenti al Fuori Salone. L'azienda agricola La Fiammenga presente a questo evento straordinario del Fuori Salone. Abbiamo qui il direttore commerciale che ci parlerà di questi sapori e di queste sapori piemontesi. Sì, buonasera a voi. Siamo un'azienda che è ubicata tra Casale Monferrato ed Asti, un'azienda che ha 30 ettari, di cui 20 sono abitati, e produciamo circa 50.000 bottiglie. Produciamo soprattutto vitigni autoctoni, quindi la
la fresa, il grignolino, la barbera, ma abbiamo, perché l'abbiamo rilevata l'azienda 3 anni fa, rilevato anche dei vitigni internazionali e in questo caso abbiamo prodotto un ottimo Sauvignon, uno Chardonnay e un Pinot Nero. Manchia Design al Garage Shaker Artist. Manuel, ci siamo, vedo che lavori, sei anche l'ideatore proprio del simbolo di questo grande evento. Sì, esattamente, siamo qui in questa bellissima kermesse di artisti, siamo lieti e onorati di partecipare, abbiamo fatto appunto anche le maglie per lo staff e dipingiamo di continuo, facciamo tutto quello che ci chiedono. Personalizziamo e abbiamo una vasta gamma di grafiche nostre, originali, ideate da noi. Garage Shaker Artist c'è Margo, un'azienda strepitosa creata ed ideata da un personaggio che è partita come interior designer e poi con delle evoluzioni ha creato questa magia. Ci può spiegare come è avvenuto il tutto? Il tutto è avvenuto con un viaggio in India e dove ero andata per altri motivi, per la meditazione, per lo yoga, e mi sono innamorata dei tessuti indiani e del paese, e da qui è nata una ricerca di tessuti, di tecniche tradizionali e la voglia di ritornare in questo paese. E quando un'opera viene creata a mano abbiamo due figure che creano questa magia, iniziando da Giancarlo Marelli e Giovanna Bertagnolli. Cosa state esponendo durante questo fuorisalone? Allora, delle borse realizzate con dei tessuti d'arredamento oppure dei tessuti che hanno una storia, però fate tutte a mano, ci mettiamo del nostro, ci divertiamo tantissimo andare a comprare i tessuti, che direi che è la parte più divertente. Come nasce questa passione, considerando che c'è tanto lavoro, però ci saranno anche tante soddisfazioni? Assolutamente, anzi direi che è quasi un reinventarsi la vita, perché sia io che lei veniamo da campi totalmente diversi, probabilmente una manualità, il piacere delle belle stoffe e soprattutto tessuti, ci tengo a dirlo, assolutamente italiani. Gioielli che incantano, gioielli perché sono creazioni e si denotano dei colori veramente meravigliosi, quindi l'occhio cade subito su queste creazioni di Maura, che ha fatto della comunicazione la sua vita, ma riesce a comunicare l'emozione attraverso queste creazioni. Frivolezze femminili di tutti i colori e di tutti i materiali. Ce n'è veramente per tutti i gusti e alla portata di tutti. Il mio fiore all'occhiello sono queste palline portachiavi che faccio da più di 15 anni e nessuno è riuscito ad imitare. Sono di legno decorate a decoupage. Ma poi si spazia nel mondo del bijou con materiali di tutti i generi e di tutti i colori. I
il Made in Italy per i più piccini si manifesta all'interno del Garage Shaker Artist attraverso Tricotting, che è un'azienda rappresentata questa sera da Laura, che crea veramente a mano tutti questi meravigliosi capi per i piccolini, vero? Sì, io mi occupo di quello che riguarda la sartoria, le parti cucite, mentre la mia mamma, lavoriamo insieme braccio a braccio, lei si occupa della maglieria fatta a mano. E devo dire che noi abbiamo avuto modo di ammirare la lavorazione dal vivo, come stanno facendo tutti i colori quali popolano questo meraviglioso spazio. All'interno di questa escursione di Made in Italy ci sono le coccole d'argento. Io sono curioso di conoscere di cosa si tratta attraverso la signora Anna Maria, che ci spiegherà questa particolarità, perché oltre ad essere lavorate a mano arrivano delle pietre da un posto meraviglioso. Certo, arrivano dall'Indonesia, sono pietre preziose che io faccio montare da un artigiano molto bravo e che cosa dire, metto la mia creatività al servizio di queste cose meravigliose che la natura ci dà. Ed ora conosciamo Alberta, che produce tutto a mano e fa parte di questa sezione hobbistica che espone tante bellissime creazioni. Grazie. Grazie, io mi occupo della carta, mi piace lavorare la carta, ormai sono anni che lo faccio, in tutte le forme, sia come i ricci portacarte, che già tanti anni che li faccio, e li stampo proprio, stampo la carta, il disegno e tutto. E poi passo ai quaderni, faccio quaderni di tutti i generi, con varie grafiche, poi segnalibri in filo e in fotoincisione, sempre fatti da me. Carmen esprime il suo design attraverso gioielli bijou in plexiglass. Ci spieghi cosa significa tutto ciò e perché? Molta fantasia e la passione che ho messo dentro per dare un senso al mio tempo, perché ero lì e allora ho cominciato a costruire. E per quanto riguarda la risposta, un materiale viene recepito oppure bisogna poi invogliare? Bisogna un po' invogliare, però sì, è molto apprezzato e piace tanto. Macana è tutto un programma, perché con Patrizia cerchiamo di scoprire queste particolarità. Pensate, crea gioielli bijou con cosa? Con fibre naturali, semi, foglie secche e la frutta. E come ti sei avvicinato? Come riesci a rendere poi così colorato, così affascinante queste tue creazioni? Allora, prendo la frutta, la deshidrato, la immergo nella resina, sia naturale o colorata, e viene seccata. Dopo che si secca faccio un gioiello come questo. Uno spazio di esposizione dedicato ad oggetti di legno, sasso e fiori. Conosciamo i creativi, coloro i quali creano queste meravigliose opere. Allora, col legno si può fare di tutto di più? Si può fare molto col legno, possiamo fare tantissime cose, dai cerchi a... Lei si chiama? Io mi chiamo Shaza. Quindi c'è una grande passione che poi si trasforma attraverso la lavorazione in questi oggetti. Passiamo invece a conoscere questi lavori sul sasso, quindi è un'applicazione, si dipinge sul sasso? Esatto, in base si fa una ricerca sui sassi, un po' a seconda della forma che hanno i sassi, penso quale animale ci può stare meglio e cerco di renderlo più espressivo, magari caricando un po' gli occhi, oppure a seconda del tipo di animale dando una posizione più simpatica, più piacevole. Ed ora terminiamo, io inviterei la nostra artista Simona a spiegarci un pochino come procede tutto.
Allora, praticamente questi sono dei fiori veri che subiscono un trattamento molto particolare che permette alle composizioni di non avere più una durata come con i fiori freschi di 7-10 giorni, ma di durare anche 5 anni. Ed ora andiamo a scoprire anche dettagli da indossare. E qui c'è la responsabile, l'artista, chi crea, Daniela, che ci spiega quest'altra fantasiosa realtà che poi si trasforma in oggetti meravigliosi che si possono indossare, incredibile. Allora, dettagli da indossare nasce dalla creazione e dalla voglia di creare di due sorelle e soprattutto dal recupero e dal riciclo. Al Garage Shaker Artist non poteva mancare anche lo street food rappresentato da Michetta De Go, un qualcosa di veramente particolare. Chiediamo a chi ha ideato tutto ciò, ovvero alla nostra amica Chiara. Chiara, in che cosa consiste, di cosa vi occupate, cosa create? Noi siamo un panificio che nasce con un'attività artigianale e l'attività è tramandata negli anni. Al di fuori del Garage Shaker Artist, diciamo che la via Conte Rosso si è animata e la movida c'è e si vede, grazie a dei giovani che riescono a gestire con grande amore un luogo per i giovani, ovvero il caffè Marlet e poi una gelateria che abbiamo dall'altra parte della strada. Quindi è stato veramente un periodo ricco di movimento dove avete incontrato tante persone e poi siete stati anche all'interno proprio del Garage. La manifestazione, sì, sono stati all'interno, grazie a tutti. Spero che il prossimo anno vada ancora meglio. Quest'anno è andata la grande. Tanti giovani e anche giovani che creano, c'è Omar che è della zona e quindi si è rivitalizzata questa località. Beh, assolutamente, il salone è bello perché trasforma un quartiere che normalmente è comunque buio e senza niente in un quartiere che sembra veramente di essere a Londra. Il fuorisalone capita in un periodo che si avvicina alla primavera, all'estate, quindi un buon gelato qui in via Conte Rosso con l'organizzazione dei nostri amici. Ed ora salutiamo uno dei protagonisti, ovvero Fabio, che ha reso veramente viva questa kermesse di artisti con una realtà, con tutti questi giovani qui in via Conte Rosso. Volevo ringraziare a tutti, a chi ha organizzato tutto questo e soprattutto allo staff che stanno lavorando fino adesso ancora, tuttora. E per via Conte Rosso invece? Si dovrebbe ripetere tutto ciò. Si dovrebbe ripetere sì questi eventi perché alla fine abbiamo dei grandi artisti, dei grandi design. L'ideazione di questo eccezionale evento Garage Shaker Artist è merito delle gemelle Passepartout, io direi gemelle, perché operano senza fermarsi un attimo. Sonia Bombini, allora è quasi terminata questa kermesse dove si sono viste delle cose veramente interessanti, tiriamo un po' il bilancio. Il bilancio è soddisfacente, siamo soddisfattissime, no, di più, è stata una manifestazione riuscita anche perché in 15 giorni è stato abbastanza complicato organizzare tutto, ma direi che alla fine ce l'abbiamo fatta. Arte, cultura, tutto concentrato in questo spazio, design soprattutto, concentrato all'interno di questo garage. Pacchi, che dire, avere un'idea è un'ottima cosa, ma sapere come portarla avanti è ancora meglio e Shaker Artist ne è la dimostrazione. Design, artisti, street food e tant'altro, il cocktail eccezionale di Garage Shaker Artist. Cala il sipario su questa edizione, non ci resta altro che dare appuntamento al prossimo anno. Di essere uguale, non ho
stasera. Non ho mai capito mai, ma stasera vado via.